L'ospite ce l'abbiamo per parlare di un argomento di cui vi abbiamo accennato con un servizio all'inizio trasmissione. Adesso cerchiamo di approfondirlo un po'. Diamo il buongiorno a Raffaella Sensoli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Raffaella, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima abbiamo fatto vedere non il video delle Iene, insomma, non integralmente. Cioè, no, non l'abbiamo proprio fatto neanche sentire. Però immagino che lei lo abbia visto, anche perché, insomma, a suo tempo eravate stati proprio voi del Movimento 5 Stelle a sollecitare questo problema, come fosse possibile pagare una parte del biglietto per le feste dei 100 giorni con il bonus cultura. Immagino che il video l'abbia visto, che considerazioni ha fatto? Ma allora, innanzitutto diciamo così, abbiamo avuto conferma ovviamente di quelli che poi sono stati i nostri sospetti, quello che avevamo sollevato e quello che avevamo chiesto alla regione, cioè di controllare l'effettivo corretto utilizzo di questi fondi, di questo bonus, perché chiaramente un bonus cultura, al netto del fatto che noi non siamo favorevoli in linea generale alla politica dei bonus, ma se proprio questo bonus, insomma, ormai comunque era stato stanziato, era a disposizione dei giovani, dovrebbe servire ovviamente ad accrescere realmente la cultura dei nostri giovani, non di certo a pagare delle feste che poi si sono rivelate altro, non di certo eventi culturali. Naturalmente, per carità, non stiamo a fare i moralisti, non stiamo puntando il dito contro il fatto che dei giovani si vadano a divertire, ma non deve essere fatto con i soldi pubblici. Esatto, forse questa è la questione. Io credo infatti che bisogna uscire un po', appunto, poi dal giudicare o meno, perché insomma è un servizio televisivo, sappiamo anche insomma quanto insomma poi tutti questi ragazzi possano fare tante altre belle esperienze culturali. Sicuramente quella non lo era, quindi probabilmente ora che è stato portato, immagino, Raffaella, anche all'attenzione più nazionale, perché insomma alla fine, partendo da Bellaria, però ha parlato a tutta Italia, che avete, insomma, pensate di continuare un po' questa vostra battaglia chiedendo alla regione magari ancora di anche essere perché più la regione che risposta vi aveva dato, se ve l'aveva già data la risposta? No, ancora siamo in attesa, quindi poi appena arriverà la risposta faremo ovviamente le nostre valutazioni. Naturale che in questo momento magari ci confronteremo anche con i nostri colleghi delle altre regioni per capire se anche altrove è stata fatta la stessa cosa, se c'è stato un non corretto utilizzo di questi fondi. Ripeto, non è una questione moralista, tutti quanti a 18 anni ci siamo andati a divertire in discoteca, poi i problemi legati al divertimento, all'abuso di alcol, eccetera, sono un altro tema. Quello che ci interessa è che questi soldi vengano veramente utilizzati per accrescere il bagaglio culturale dei nostri. C'è da dire, Raffaella, ragazzi, che nell'intervista che poi ha rilasciato Franceschini, o comunque nella parte utilizzata nel servizio delle Iene, lui si è un po' stupito di come questa festa potesse essere inserita tra le categorie per cui è utilizzabile il bonus cultura, forse per un eccesso di abbinamenti, di concerto, cioè lascia un po' anche questo un po' così, un po' qualche riflessione. Sì, bene, allora il problema è un po' nostro, sociologico e culturale italiano, nel senso che noi siamo il paese dell'escamotage, insomma, tanto voglio dire, il famoso fatta la legge trovato l'inganno è un detto tipico italiano, purtroppo. Non deve diventare il bonus cultura, l'utilizzo del bonus cultura, il fatto che si organizzino delle feste, magari perché ci sono esposti due quadri nella sala, allora diventa un evento culturale, insomma. È ovvio, oltre al solito discorso dei controlli, perché poi è la parola più frequente che viene fuori quando c'è un malutilizzo dei fondi pubblici, oltre ai controlli che andrebbero fatti maggiormente, e magari in questo anche il ministro Franceschini, oltre a stupirsi, avrebbe potuto un attimo tenere un po' più le redini della situazione, naturalmente c'è tutto una politica, c'è tutta una politica da reimpostare sulla cultura. Dare questi bonus probabilmente poi agevola anche questi escamotage che non devono esistere. Anche perché voi a suo tempo, quando avete presentato, portato all'attenzione la vicenda, avevate sottolineato che invece altre tipologie di acquisti erano preclusi dal bonus. Sì, quindi insomma c'è proprio una mala gestione a livello generale di questi bonus, e perciò insomma sarebbe meglio mettere in atto delle misure strutturali a favore della cultura, a favore dei nostri ragazzi, piuttosto che, ripeto, questa politica fatta di bonus, perché poi oggi si parla di cultura, ma
gli 80 euro piuttosto che il bonus nascita, piuttosto che altro. Sono contentini dati ai cittadini italiani che però non lasciano il tempo che trovano, perché poi non risolvono i reali problemi o le reali carenze che ci sono all'interno del sistema. La cosa un po' che dispiace è che sollecitato il problema, sollevato il problema, in realtà poi ci si ritrovi alla fine di questa festa che le cose sono andate esattamente come si poteva ipotizzare, nel senso che una festa di giovani, 100 giorni, desiderio di divertirsi, forse bisognerebbe appunto fare un po' di prevenzione rispetto a quelle che poi sono le categorie considerate culturali, esatto, come si suol ricordiamo dire. Che era proprio sull'evento in questione vi eravate in qualche modo concentrati. Per cui è chiaro, questo parlava della nostra regione, ora è vero che la festa è stata fatta lì, ma come diceva lei magari ce ne sono altre 100 in giro per l'Italia, per cui insomma quello era l'episodio specifico. Dispiace un po' che poi bisognerebbe magari guardarle prima che accadano queste cose, quando è possibile farlo. Che sì, dire, certo, Raffaella, immagino che... Questo voi... lo può fare la forza di governo, esatto. Noi adesso ce ne accorgiamo. Siamo un po' così, tra coloro che sono sospesi, immagino che però la vostra battaglia a questo punto viene anche rafforzata. Sì, 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 assolutamente, concordo sulla prevenzione, ripeto, quella va fatta naturalmente da chi in quel momento è al governo, amministra o insomma ha comunque la possibilità di controllare prima che accadano le cose, mettiamola così, questa volta purtroppo ce ne siamo accorti a cose fatte, spero ci serva insomma da lezione per non ripetere lo sbaglio successivamente, posto che, ripeto, nel caso in cui andasse al governo il Movimento 5 Stelle, perché siamo ancora in questa situazione sospesa a livello nazionale, poi in realtà la nostra idea di investimento sulla cultura è diversa e non fatta da bonus, quindi ci auguriamo proprio di scongiurarli a monte certi episodi.